Perché si forma muffa dietro i mobili, parte terza, il gran finale. Ciao, sono Giuseppe La Chiappa Muffa e questi due video in alto sono andati virali a gennaio quando ho raccontato di un caso di muffa terribile in provincia di Modena. In questo muro c'era un sacco di muffa e questo è il risultato finale, ma facciamo un passo indietro e ti racconto da dove è iniziato tutto. Quando questi ragazzi mi hanno contattato preoccupati, non immaginavano che dietro il loro mobile ci sarebbe stata così tanta muffa. Intravedevano giusto un pezzettino in alto, ma erano molto preoccupati lo stesso. Spostando il mobile, muffa sul mobile e tantissima muffa sul muro. Così abbiamo iniziato un processo che ha richiesto tanti prodotti, tanti strati di materiali disinfettanti ecologici e pitture termoriflettenti, e qui puoi vedere l'avanzamento dei lavori partendo dal muro nerissimo pieno di muffa. Non ci siamo limitati semplicemente a pitturare una stanza di bianco. Il risultato finale sarà ovviamente molto gradevole per i tuoi occhi, ma quello che conta è l'aria che si respirava in questa stanza prima e dopo, perché le muffe ormai avevano invaso tutti gli ambienti, andando a contaminare mobili, oggetti e ovviamente anche le pareti. Quando vivi in una zona molto umida, hai un bambino, degli animali domestici e sulle tue pareti si forma muffa in corrispondenza degli angoli rivolti all'esterno, intorno all'infisso, significa che la pittura antimuffa e il classico spray a base di candeggina non sono più sufficienti. Quindi nel mentre vedi che mano a mano che i secondi passano i muri diventano sempre più bianchi e il proprietario di casa ha fatto tutto da solo con una gran fatica ma una grandissima soddisfazione. Com'è andata a finire? Lo vedrai tra un attimo. Ecco qua, abbiamo spostato anche i mobili dall'altra parte perché non vogliamo più rischiare su una parete davvero critica di mettere dei mobili, ma il materiale termoriflettente che abbiamo messo sul muro ci proteggerà in futuro. Ultimo aspetto da non sottovalutare è quello che c'è dentro i materiali che avete utilizzato. Nel mio trattamento ho deciso di utilizzare esclusivamente prodotti e principi attivi, naturali o ecologici, certificati classe A+. Tradotto in soldoni significa che posso lavorare in pieno inverno, come ha fatto il nostro Valerio di Modena a gennaio, in un intero appartamento che viene messo sottosopra e la sera si chiudono le finestre e si va a dormire. Guardate la risposta di Valerio al mio messaggio su WhatsApp quando gli ho chiesto se sentiva un diverso profumo rispetto alle solite imbiancature e ci dice: neanche paragone con le vernici classiche, ho sentito un odore di pulito e ho dormito tranquillamente la sera stessa senza problemi. Fenomenale. Queste sono soddisfazioni, ragazzi. E visto che c'ero, ho sferrato l'ultimo colpo. Lui mi ha detto è un odore piacevole e gli ho svelato che dentro la nostra finitura anticondensa Eco 3 Plus c'è una goccia di olio essenziale che abbiamo aggiunto, che ovviamente fa la differenza. Il profumo è molto leggero, non è un'essenza pesante nell'aria, altrimenti darebbe fastidio. E lui ha notato effettivamente che è molto leggero, sembra quasi un olio nebulizzato nell'aria. Insomma, ragazzi, c'è modo e modo per sconfiggere la muffa, ma se possiamo farlo rispettando la nostra salute, magari anche con un odore gradevole, secondo me è meglio. Se questa storia ti è piaciuta, lasciami un mi piace, condividi, iscriviti a questo canale. Noi ovviamente continueremo a seguire la famiglia di Valerio negli anni per verificare che tutto vada per il meglio. E se hai una domanda o un problema di muffa che non sei riuscito a risolvere, utilizza i commenti o come sempre vieni a cercarmi in una delle mie live quotidiane. Ciao da Giuseppe. E basta muffa!